Aspetta! Che fai? Che la macchina si ferma! Porca puttana! Cavolo! Non vorrei essere nei tuoi panni. Cristo santo! Che diavolo ti succede, Becker? Sto pisciando la mente affilata, ecco che mi succede! Vedi, mancia? Che cosa? Te l'avevo detto che quella troia è sporca. Ma di che diavolo parli? Non è ovvio? Ti sei preso qualcosa da patti la putrida. Stronzate, non può manifestarsi così. Già, dovrebbe esserci un periodo di incubazione. Vi dico che quella ha una malattia su cui ancora non hanno fatto nessuna ricerca. Non starlo a sentire, Becker. Puoi fare pipì. Impegnati. Oh, merda. Salve, agente. Bella giornata, eh? Spiritoso. Becker? Che c'è? Oh, cazzo! Io proprio non capisco perché un breve piacere possa valere tutta questa sofferenza. Ecco, qualche volta non vale e qualche volta sì. A volte decisamente sì. Chi è il migliore con cui sei stata? Alex, sicuramente. Sapeva sempre dove volevo essere toccata. Dove? Dappertutto. Volevo le sue mani su tutto il mio corpo. Sulle cosce, sulla mia schiena, le braccia, i capelli, il collo, i fianchi. Era speciale ogni singola volta. Ma guardati. Insomma, non proprio ogni volta, il più delle volte. Se lo fai con quello giusto, è la cosa più bella del mondo. Puoi vedere una parte di quella persona che è segreta, che nessun altro può vedere. Questo mi piace. Aspetta un attimo. Questo significa che non hai mai avuto un orgasmo? Oh mio Dio. Beh, io credo di sì. Insomma, ho sicuramente sentito qualcosa. Credimi, se fosse così lo sapresti con certezza. È un'incredibile, violenta, piccola esplosione che si sprigiona in tutto il corpo. È una cosa inconfondibile, davvero. Possibile che tu non l'abbia mai provato nemmeno per caso? Che cosa? Puoi averne uno accidentalmente? Beh, se per esempio le tue mani casualmente scivolano dentro le mutandine. Oppure se per caso prendi un vibratore dal tuo cassetto. E tu hai un vibratore? Oh no, ma se vuoi ti presto un uomo che si chiama Tyson. No, grazie, io passo. Accidenti, io non so come tu riesca a sopravvivere. Sì, signor Becker. Salve, dottore. Ho un problema con il mio uccello. Il tuo pene. Giusto, scusi, pene. Qual è il problema? Brucia se faccio pipì. Va bene, domani porta qui un bicchiere di urina. Uno pieno? Un bicchiere pieno sarebbe meglio. Potrebbe essere un problema, riesco a farne solo un goccio per volta. Va bene, vedi quello che puoi fare. Certo. Ok, grazie. Di niente, a presto. Sì, forte, amico. Ce la faremo. Internet è davvero fantastico. Sono M1773. Non mi avevi detto che tua madre è una ballerina? Sta zitto, scemo, lo sai che ho due padri. Oh mio Dio, quanta roba! Scusatemi, ma questi sono... Non riesco a non guardarla, non riesco a muovermi. Sai, anch'io mi sento stranamente attratto da lei. Cristo santo, Becker! Ti si è staccato! Questi buoni non sono validi. Questi buoni sono scaduti più di 2 anni fa. Ecco, prendi questo allora, prendi. Dai, avanti, andiamo. È la storia integrale dell'Inghilterra. No, dai, amico, scusa, stavo scherzando. Ti ho preso un po' in giro. Ce l'ho fatta. Eccolo. Il ragazzo ha fatto la pipì. Tutto da solo.
Mi la piace con lui. Ti faccio una domanda, sì. Di me hai già tutte le risposte giuste. No, 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 non puoi dirglielo. Devo farlo. Ti prego, non mi fraintendere, ma io non capisco come questo possa riguardarla. Anche se hai preso qualcosa, come potresti trasmetterla, Eva? Non è questo il punto, Billy. E qual è il punto, allora? Sinceramente, ho fatto sesso con un'altra ragazza. Può succedere, e quando succede devi essere abbastanza uomo da convivere con il rimorso. Questo è il sacrificio. Dirglielo sarebbe una cosa da vigliacchi. Non lo so. Hai l'uccello in fiamme. Non ti basta come punizione. Non lo so. È esattamente questo il punto, e comunque lui la stava semplicemente usando per arrivare a me. È così ovvio. Insomma, io proprio non vedo quale sia il dramma. Adam! Ciao, Mandy. Hai cominciato prestino oggi. Mi conosci? La festa non finisce mai. Hai ragione. Beh, l'ultima lezione di oggi è appena finita. Dammene un sorso. No. Tu non la vuoi davvero. Sono fare l'egoista. Dalle un sorso. Questa qualità non ti piace, credimi. Sarò io a giudicarlo? Ok. È una miscela leggera, vero? Messicana. Lo supponevo. Una birra da intenditori. A dopo, ragazzi. A dopo. Stammi bene. Ok. Cazzo! Che c'è? Ti piacerebbe se me ne stessi qui tutto il giorno a suonare il violino mentre tu cerchi di guardare la TV? E come, amico? Incoraggerei i tuoi impulsi creativi. Impara almeno una canzone. Eve, mi dispiace, Adam non c'è. Ragazzi, devo chiedervi un grande favore. Grande? Mi serve la casa libera. Scordatelo, c'è un motel qui vicino. Scusami? E dove dovremmo andare? Vi do le chiavi della mia macchina e $20. Ci sarà sicuramente un bar che fa l'happy hour. $1,000? 25. 40 non negoziabili. 30. Andata. Aspetta, no. $30 e ci fai vedere una tetta. Quale? La destra o la sinistra? Ho sempre preferito la sinistra. Che scemo. L'avrei fatto solo per la mia bontà d'animo, Eve. Io l'avrei fatto solo per vedere le tue tette. Adesso? Sì. Non conti i soldi? Ci sono tutti. Lei viene con me. Ecco qui. Hai mai tradito, Katie? Io? Sì. Certo che no. Va bene, una volta. Quando? Un paio di mesi fa sono tornato a casa per Natale. Ho rivisto la mia vecchia ragazza ad una festa di amici. E così l'abbiamo fatta. Dio, perché siamo così idioti? Non lo so. Signor Becker, tocca a lei. Dacci dentro, ragazzo. Si metta seduto lì, per piacere. Allora, sto per morire? Ah, no, per quanto ne sappiamo. Ma le sue analisi sono risultate negative, quindi dobbiamo fare qualche altro test solo per sicurezza. Ora, per favore, si tolga i pantaloni. Qui? La prego. Con queste cose bisogna essere estremamente cauti. Quindi, adesso le farò un prelievo con il tampone. Un tampone? Ma la gola non mi fa male. E chi ha parlato della sua gola? Sta dicendo...
Si tolga i boxer, signor Becker. Io, sa, mi sento improvvisamente...